Padre buono, supplichiamo la tua misericordia perché purificati dalla penitenza e santificati dalle buone opere possiamo camminare fedelmente nella via dei tuoi precetti e giungere rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi lì si sono prostrati dinanzi. Gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. E invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa, come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Signore, si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Menticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Ed egli li avrebbe sterminati se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Eterna. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Gloria a te. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di ieri la liturgia ci presentava Gesù che dichiarava apertamente la propria natura divina. Il discorso si sposta sull'accoglienza o meno del Figlio di Dio. Gesù non chiede un'accoglienza irrazionale, anzi sottolinea le motivazioni, le prove che dovrebbero condurre i giudei alla comprensione sul suo mistero. La voce di Giovanni Battista, quella del Padre, che gli rende testimonianza anche attraverso le opere che Gesù compie e quelle delle scritture. I giudei però, che si accostano alla parola di Dio con cuore non sincero, non aperto alla grazia, non riescono a leggere in esse la testimonianza di Gesù. I giudei probabilmente si aspettavano altri segni ed altri prodigi. Quelli che compie Gesù invece testimoniano la sua autenticità ed il volto misericordioso del Padre. Gesù pone la sua risposta
su diversi livelli da considerare insieme. Invita prima di tutto a considerare quello che egli compie e i miracoli che attua. Non vuole però che i miracoli siano considerati superficialmente o che si basi sul loro aspetto esterno. Devono essere letti proprio alla luce della Sacra Scrittura. Solo così la parola di Dio diventa efficace e produttiva. Gesù è la voce da ascoltare, il viso da contemplare del Padre. Lui è la nostra salvezza. Le opere che compie rivelano la misericordia che Dio vuole offrire ad ogni uomo perché viva. Ma oggi, come parla Dio e come si fa prossimo? Lo fa attraverso tutte quelle persone che a vario titolo o con diverse competenze o responsabilità si prendono cura di noi. La loro opera, come quella di Gesù, spesso non è riconosciuta, valida e né apprezzata, ma tante volte aspramente criticata. Nei momenti di maggior debolezza sociale è quanto mai opportuno rinforzare le difese immunitarie con l'amore, con la stima, con la gratitudine e la collaborazione reciproca. Cari fratelli e sorelle, volgiamo il nostro sguardo su Gesù per scoprirne il suo volto che ci guarda con amore e con misericordia. La Sacra Scrittura e l'umanità intera attendono il Salvatore da cui la storia prende senso, direzione e salvezza. Riconoscenti del meraviglioso disegno di Dio, preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché il popolo di Dio si converta al Padre rivelato da Gesù e abbandoni gli idoli che fanno schiavo il cuore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i responsabili della società civile siano coerenti e sapienti nell'adempimento del loro compito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore faccia sorgere anche ai nostri giorni persone che sappiano intercedere ed essere solidali, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che vivono nell'errore, nell'indifferenza, nell'ostinazione siano convertiti dall'azione dello Spirito Santo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi, radunati per celebrare questa Eucaristia, cresciamo nella fede e nell'amore di Gesù, Figlio del Padre, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio nostro Padre, accogli questa nostra supplica che ti presentiamo nel nome di Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.